A metà maggio del 1800, l'armata francese, passato il San Bernardo, attraversa il Piemonte e punta sulla Lombardia. L'ambizioso primo console confida che gli austriaci del feldmaresciallo Melas accettino battaglia nel luogo e nei modi che a lui convengono. Bonaparte è già stato baciato dalla gloria e la fortuna gli è amica. In questa sala fastosa di un palazzo patrizio di Novara, il primo console decide il contrattacco che gli assicurerà la vittoria quando già corrieri incautamente inviati da Melas sono alla volta di Vienna per annunziare la sconfitta certa dei francesi. Il giovane Bonaparte si muove fra lo splendore raffinato di queste sale, mentre si concreta il suo disegno che si compie il 14 giugno sulla piana di Marengo. Un castelletto merlato e un palazzo ambiziosamente decorato sono testimoni della trionfale vittoria del Bonaparte che porta il nome, appunto, di Marengo. Dopo quasi mezzo secolo, il 23 marzo del 1849, opposti schieramenti, da una parte i piemontesi di Carlo Alberto, dall'altra gli austriaci del maresciallo Radetzky, si scontrano alla Bicocca sotto le mura di Novara. È una battaglia sfortunata per i piemontesi, che si conclude con una disfatta pesante. Sui campi insanguinati tornano le biade verdeggianti. I casolari colpiti dalle cannonate conservano i segni della lotta sfortunata che conclude con un disastro la prima guerra d'indipendenza. Forse Carlo Alberto si soffermò in preghiera dinanzi alla deposizione di Scuola Fiamminga di Palazzo Bellini a Novara prima dell'irrevocabile decisione. Il re, che invano aveva cercato la morte in battaglia, in questa sala, rimasta immutata da quel giorno del 49, abdica. Il nuovo re è Vittorio Emanuele II. Palazzo Bellini è stato ancora testimone di una pagina di storia patria. Passano 10 anni e sul quadrante dell'Unità d'Italia scocca l'ora della battaglia di Magenta. Questa volta gli italiani sono alleati dei francesi e hanno ancora di fronte l'esercito austriaco. Al tramonto del 4 giugno del 59 si combatte ancora sotto Villa Castiglioni, ma ormai gli austriaci ripiegano verso il Veneto, mentre la strada di Milano è aperta agli alleati. La vittoria di Magenta cancella la sconfitta di Novara. Villa Castiglioni e le case della città conservano ammonitrici i segni profondi della battaglia. Anche se il cammino verso l'unità di tutti gli italiani sarà lungo e doloroso, il Regno d'Italia è proclamato. Nei saloni di Palazzo Bellini si sono incontrati Vittorio Emanuele II, figlio dello sconfitto di Novara, e Napoleone III, nipote del vincitore di Marengo. Se gli eventi militari, attraverso alterne vicende, seguono il loro destino, a cui è legato quello di tutti gli italiani, esiste anche il dramma di un popolo che lavora, soprattutto la terra, e che ha diritto alle cure di uomini lungimiranti. L'economia è modesta e statica. L'industria muove i primi timidi passi nell'ambito di una civiltà contadina che dà magro e duro lavoro. Le iniziative sono scarse e pressoché sconosciute le possibilità di ottenere denaro a buone condizioni. In questo contesto economico, 100 anni fa, il sindaco di Novara annunzia alla cittadinanza la fondazione di una banca che per motivi sociali di profondo e umano significato si chiamerà Popolare. La sua sede è Palazzo Bellini. La storia della patria, che ha vissuto momenti essenziali nelle sale della dimora patrizia, vede perpetuare con logica coerenza l'operosità pacifica e alacre a favore di operai, contadini, commercianti. La Banca Popolare di Novara ha anche il merito di aver saputo conservare all'Italia il prezioso patrimonio artistico e culturale di Palazzo Bellini, dove germogliò la volontà rigeneratrice della libertà del paese. Questi stupendi Sovrapporta di Giuseppe Antonio Pianca, drammatici e fantasiosi, costituiscono il più organico e complesso ciclo pittorico dell'artista piemontese. E rimaniamo in tema culturale per testimoniare una delle attività benemerite della banca, la pubblicazione di volumi d'arte che le ha meritato un riconoscimento solenne da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Sono opere che illustrano e divulgano, in Italia e all'estero, un patrimonio artistico di universale interesse.
Nelle sale fastose dove, come abbiamo visto, tanta storia è passata, oggi si lavora nel rispetto responsabile di una così preziosa eredità. Anche alcune sale per il pubblico conservano il loro decoro di antica e prestigiosa dimora. Un secolo è passato dalla fondazione della banca. Personalità del mondo politico, economico e culturale, giunte da ogni parte d'Italia, presenziano alla cerimonia che celebra questi 100 anni di attività di un istituto di credito che non ha mai smentito la sua tradizione popolare. Questo afferma nel suo indirizzo di saluto il presidente della banca, avvocato Roberto Di Chieri, nel ringraziare il sottosegretario del Tesoro Picardi in rappresentanza del governo, i ministri Pella, Gonella e Scalfaro, il governatore della Banca d'Italia Carli e tante illustri personalità che con la loro presenza a Novara hanno voluto solennizzare il compimento di un secolo di lavoro proficuo. Il primo giornale del 1872 registra quelle lontane operazioni quando la banca fu costituita con 120 azionisti. Oggi alle registrazioni manuali si sono sostituiti i cervelli elettronici. Il capitale sociale sottoscritto allora ammontava a circa 6.000 lire. Oggi supera i 3 miliardi, distribuiti fra gli attuali 56.000 soci, e il patrimonio ammonta a 36 miliardi. La banca è presente in 23 province sparse in 9 regioni d'Italia, con 300 sportelli, e raccoglie 1.500 miliardi. Cento anni non sono trascorsi invano per una banca che ha tenuto fede al suo impegno di essere popolare nel nome di una città, Novara, ricca di monumenti e di storia, che per impulso è annoverata tra le città più vitali dello sviluppo produttivo del paese.